Non c'è solo il liceo Marconi tra le scuole inagibili di Pescara, e alle prese con un'analoga problematica anche la Benedetto Croce di via Scarfoglio. E anche qui, a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, la ricollocazione dei 424 studenti della media rimasti senza sede è stata definita nel dettaglio. Come per il Marconi, dunque, anche la Benedetto Croce sarà una scuola spezzatino, vale a dire che le 20 classi verranno sparpagliate in 4 sedi. Stiamo organizzando per San Silvestro per il trasporto, proprio perché è la sede che è più distante, diciamo, dalla base. Le altre sedi si trovano a Nostra Signora, l'Antonelli, e un corso è qui, proprio presso la scuola primaria. E questa mattina abbiamo avuto un incontro, con il vice sindaco, l'assessore alla pubblica istruzione, proprio per organizzare il trasporto da e per San Silvestro, perché è evidente che è la sede che è un po' più distante, pur essendo all'interno dell'istituto comprensivo. Dunque sarà lo scuolabus comunale a portare i ragazzi in collina. Ma perché si è arrivati alla ristrutturazione? C'è stato uno studio praticamente di un anno da parte di alcuni ingegneri che poi hanno pubblicato, insomma, hanno reso noti gli esiti al comune e il comune a noi, per cui bisogna fare dei lavori di ristrutturazione, e ieri mi hanno riconfermato che coinvolgeranno l'anno scolastico. Insieme ai professori, allo staff, stiamo riorganizzando proprio per contenere il disagio evidentemente dell'utenza, ma anche del personale, perché si possa avere, come dire, una situazione gestibile e possa essere comunque un anno sereno. Chiaramente il tutto è possibile se c'è una sinergia da parte delle componenti. E ci stiamo lavorando. Gli eventi che a volte prendono il sopravvento, nonostante malgrado noi, anche in passato hanno dimostrato che siamo capaci di essere comunità. E sono sicura che sarà così. Sarà un anno diverso, ma sarà l'anno in cui ci rimetteremo anche insieme per avere poi una scuola altra, più sicura e quindi anche più solida, quindi l'auspicio è quello di collaborare tutti insieme per quest'anno che sarà un altro anno.